GF VIP, Belen Rodriguez furiosa da Maurizio Costanzo, ecco perché Vin Zuiden. Ultimissimo e Grande Fratello VIP, Belen Rodriguez furiosa al Maurizio Costanzo Show. Colpo di scena durante la puntata di questa sera del Maurizio Costanzo Show in onda in seconda serata su Canale 5, dove avremo modo di vedere che si parlerà di cancelletto Grande Fratello VIP 2017 grazie alla presenza in studio di Belen e Jeremias Rodriguez, che per la prima volta parleranno in TV di quello che è successo in queste settimane all'interno della casa più spiata d'Italia. GF VIP, Belen furiosa in diretta per la battuta sull'armadio. Le gossip news rivelano che nel corso della chiacchierata in onda stasera in TV, avremo modo di vedere che ci saranno dei momenti in cui Belen apparirà piuttosto furiosa in studio. Il primo è quando Costanzo tornerà a parlare della famosa scena dell'armadio all'interno della casa più spiata d'Italia che ha avuto come protagonista sua sorella Cecilia. La fatidica scena ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, dove abbiamo visto che in tantissimi si sono scagliati contro Cecilia, accusandola di atti osceni in luogo pubblico. Nel corso della puntata del Costanzo Show di questa sera abbiamo visto che Pucci ha molto infastidito Belen nel momento in cui con la sua ironica ficcante ha chiesto di nuovo alla showgirl argentina cosa fosse successo per davvero all'interno dell'armadio del Grande Fratello VIP e a quel punto Belen sembra aver perso le staffe. Chi ha partecipato alla registrazione del Costanzo Show in studio rivela che Belen ha fatto una faccia molto seccata di fronte alla domanda di Pucci che voleva fare ironica sulla scena dell'armadio che riguardava sua sorella Cecilia Rodriguez e ha aggiunto che ci hanno messo più di una settimana per fare chiarezza e quindi che non accettava questo tipo di battute. La dura risposta di Belen su Andrea Iannone. Insomma, una risposta a dir poco lapidaria da parte di Belen, la quale adesso che sua sorella è uscita dalla casa del GF VIP, vuole solo mettere a tacere tutti i rumors e le malelingue che per mesi hanno ruotato intorno al nome di sua sorella. Ma questo non è stato l'unico momento in cui la showgirl si è mostrata furiosa nello studio di Maurizio Costanzo. Anche questo il giornalista le ha chiesto come stava andando la sua storia d'amore con Andrea Iannone, visto che su chi è apparsa la notizia della loro rottura definitiva, Belen ha detto di non voler più rispondere alle domande riguardanti la sua vita sentimentale e che da questo momento in poi avrebbe pensato solo a fare la mamma e al suo lavoro.